Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È vero anche che si parla di un governo Dragoni, no? Mettendo insieme Draghi e Meloni in continuità. Però voi in qualche modo tra poco dovrete fronteggiare tutto questo. Sì, dovremo fronteggiare tutto questo, siamo già al lavoro in realtà e quindi diciamo le preoccupazioni sono sentite, sono avvertite, ma questo è inevitabile. Insomma, abbiamo fatto una campagna elettorale durante la quale abbiamo ascoltato i territori, abbiamo ascoltato le imprese, abbiamo ascoltato le famiglie e quindi siamo già in realtà al lavoro sui numeri della legge di bilancio e per capire come far quadrare i conti, perché come lei sa, insomma, per noi lo scostamento è veramente l'ultima ratio perché è un passo che l'Italia in questo momento non si può permettere. E quindi stiamo cercando di capire come poter venire incontro alle esigenze e mantenendo ovviamente in ordine i conti italiani e soprattutto cercando di sollecitare l'Europa, perché in questo momento la grande assente in questo dibattito è proprio l'Europa. Abbiamo visto quello che è successo con la Germania, che è andata diciamo da sola verso la soluzione interna, e questo mina un po' ovviamente la posizione unitaria che invece soprattutto sul tema dell'energia dovrebbe avere tutta l'Europa in maniera unanime, perché altrimenti diventa difficile fare delle politiche che mantengano i costi a livelli accettabili e quindi sarà impossibile evitare anche le speculazioni se non è l'Europa che si muove nel suo complesso. Detto questo, è chiaro che ci sono delle misure che possono essere prese all'interno dell'Italia immediatamente ed sono queste le misure alle quali stiamo lavorando. Quindi questo vuol dire, come qualcuno oggi scrive, che state lavorando sostanzialmente a un quarto di aiuti? Sì, diciamo, possiamo chiamarlo così, non saranno bonus a pioggia, nel senso che dal nostro punto di vista comunque questo è un problema che va affrontato da un punto di vista strutturale e quindi dobbiamo iniziare a pensare al doppio binario, no? Quindi alle soluzioni sul lungo periodo e alle soluzioni invece che devono essere date immediatamente. E quindi sì, in realtà è quello che abbiamo in mente. Perché anche nel frattempo perché le bollette vanno. Nel frattempo o si bruciano, le bollette, esattamente, poi, insomma, le bollette vanno avanti e abbiamo le imprese che iniziano a chiudere, quindi insomma io leggevo oggi l'intervista di Descalzi sulla Verità che insomma pone quella sì veramente un tema, perché non è soltanto un tema di fornitura e quindi di presenza della materia prima. È tutto molto legato al costo e ovviamente alle oscillazioni che c'è sul mercato olandese. Lei è un'imprenditrice, sì. Lo ricordo sempre. Quanto dal punto di vista imprenditore sta, diciamo, pagando da questo punto di Ma vista? Ma guardi, no? In realtà poi dipende sempre uno di che cosa si occupa, è ovvio. Però. Certo. E allora, guardi, in realtà il costo è molto più alto di quello che viene scritto anche sui giornali, nel senso che quando si prendono le bollette e si vede un rincaro del 40%, del 50%, quello è un costo che sull'azienda viene riversato in realtà al 100%. E quindi il tema è fondamentale, è importantissimo. Dobbiamo pensare che ci sono intere catene che vengono poi toccate, no? Se lei pensa per esempio al trasporto dei freschi e quindi tutto ciò che questo comporta, e dobbiamo fare le considerazioni proprio sul costo dell'energia, no? Perché i container o le basi logistiche che sono deputate a mantenere i freschi hanno un consumo di energia elevatissimo. Ovvio. Ho fatto un esempio, sì, ma certo, ce ne sono ovviamente quasi tantissimi. Quotidianamente in ogni settore. Assolutamente. Direi. Quindi è sicuramente la priorità in assoluto quella del costo dell'energia. Tra l'altro accorpata a un periodo inflattivo molto pesante e noi sappiamo che storicamente per la storia economica l'inflazione quando inizia non torna indietro, certo. Quindi dobbiamo abituarci anche a questo. E la tempesta perfetta. La tempesta perfetta. Concludo proprio sulle parole di Confindustria, del presidente Bonomi di Confindustria. Quando noi parliamo di tasse e di pensioni lo facciamo perché in realtà l'economia reale, che poi può aiutare da un punto di vista di liquidità le aziende che in questo momento soffrono invece tantissimo per l'economia, sono invece temi importanti, non sono temi che possono essere messi da parte
perché in questo momento la priorità è l'energia. Sicuramente la priorità è l'energia, ma dobbiamo cercare di riattivare anche il tessuto che c'è alla base. Adesso poi ci torniamo. Volevo sentire da Marta Kollo cosa ne pensa di queste prime dichiarazioni, insomma, di Fratelli d'Italia. Non mi sente questa cosa.